Ciao Pierluigi. Casa di reclusione Due Palazzi, ultimo momento euganeo della visita di Pierluigi Bersani, che il giorno prima aveva tenuto un incontro con i capolista alla Camera e Senato e quindi con i sindaci veneti di capoluoghi di provincia del Partito Democratico, Zanonato, Orsoni e Variati. La visita alle attività lavorative del carcere di Padova nel primo momento, quindi l'incontro all'auditorium, alla presenza di molti detenuti con le loro toccanti storie, storie che parlano di rieducazione vera attraverso il lavoro. Alla faccia di una situazione terribile, quella che ci è valsa il monito dell'Unione Europea, dove la questione sovraffollamento e la necessità di una revisione del sistema penale diventano urgenze alle quali non ci si può più sottrarre. I dati sono indiscutibili in tutti i percorsi di esecuzione della pena, nei quali si incrociano lavoro, formazione eccetera, ci sono meno recidive, questo ce lo dicono le statistiche. Quindi noi dobbiamo rendere i carceri meno affollati, ci sono tante possibilità di pene alternative, soprattutto per la fase del giudizio. C'è la possibilità anche di depenalizzare alcuni reati, non è necessario per forza eseguire con il carcere, questo deve consentire nel carcere dei percorsi che siano più seri, più civili, più umani, percorsi che consentono davvero un reinserimento e che evitino appunto di avere di nuovo allarme sociale. Inevitabile un riferimento all'inchiesta su Montepaschi Siena in relazione all'acquisizione del gruppo padovano Anton Veneta. Bersani replica precisando che la magistratura deve necessariamente fare chiarezza, suggerendo l'atteggiamento da tenere. Cercare di rompere un legame troppo stretto che viene tra fondazioni e banche, soprattutto laddove le fondazioni hanno una quota troppo rilevante. Terza cosa e non ultima, c'è questo sistema finanziario, i cosiddetti derivati di finanza creativa, che bisogna mettere sotto maggior controllo, cosa che non si è fatta in questi anni. Anche su questo abbiamo avanzato diverse proposte inascoltate. Dopo Padova, via verso Mestre e Trieste, il nord-est e il Veneto, con alcune regioni del sud, aree davvero cruciali per il successo elettorale. Io sono convinto che dal Veneto verrà un'indicazione che potrà sorprendere, perché ci sono, per amor di sondaggi, che peraltro non ci danno neanche in una posizione negativa. Ma poi c'è un po' l'orecchio a terra, ecco, io sento che anche nel Veneto c'è voglia di cambiare strada. Il carcere non è mai stato propriamente materia di lancio elettorale. È vero che è un discorso che in politica, specialmente in campagna elettorale, non è che porti voti, però facendo conoscere bene la situazione, i problemi e fare delle proposte serie, concrete per la loro soluzione, secondo me porta consenso.